Buon pomeriggio, ultima amichevole prima delle meritate vacanze per le azzurre che poi si ritroveranno a settembre per incamminarsi sul percorso di qualificazione al Mondiale 2023 e battere l'Olanda e con merito. È stata un'iniezione di autostima per l'Italia, non una rivincita del KO mondiale, non poteva esserlo, ma una vittoria voluta e cercata, come ha detto Cristiana Girelli, che ha realizzato il rigore decisivo. Uno stimolo per capire che il percorso di crescita prosegue, un percorso che oggi passa per la Wiener Neustadt Arena in una cittadina a mezz'ora d'auto da Vienna. Rispetto alla sfida alle Orange di 4 giorni fa, Milena Bertolini cambia completamente il volto dell'11 titolare, ridotto a 23 il gruppo delle convocate. La CT oggi vuole vedere all'opera le migliori giovani proposte dalla stagione di Serie A per continuare nel graduale inserimento delle nuove leve e forgiare le titolari del futuro. L'Austria è un avversario con meno qualità dell'Olanda, ma molto fisica e aggressiva, per certi versi simile alla Svizzera, che sulla carta sarà l'avversario più pericoloso del girone di qualificazione mondiale. E allora, che indicazioni può dare questa partita Marta Carissimi? Intanto benvenuta a curare come sempre il commento tecnico. Ciao Tiziana, grazie mille. Beh, sicuramente una squadra, l'Austria è una squadra strutturata con un discreto tasso tecnico-tattico, dall'altra parte un'Italia, come hai detto, che cambia completamente volto e che quindi potrà dare buone indicazioni alla CT. Avere queste giocatrici giovani in campo. E allora, squadre che sono già schierate in campo, dunque ci apprestiamo a seguire assieme ovviamente gli inni nazionali e poi andremo a vedere nel dettaglio con le formazioni quali sono state le scelte di Milena Bertolini. È il momento dell'inno italiano. Tra le novità di questa gara abbiamo visto l'emozione di Melissa Bellucci con il numero 10 per il suo esordio con la nazionale maggiore, ma adesso l'inno austriaco.
E allora tutto è pronto per questa sfida, andiamo subito a vedere, dicevamo, nel dettaglio le formazioni. Partiamo dall'Italia con Katia Schöffenegger, che chiameremo Schoffi come tutti la chiamano, giusto Marta? Poi in difesa 3 di nuovo, Tortelli, Linari e Lenzini, in mezzo al campo Caruso e Bellucci come detto all'esordio, e sulle corsie esterne Sofia e Serturini, davanti Cantore, Pirone e Lionna. Per quanto riguarda invece l'Austria, gioca con un 4-3-3, Zinsberger in porta, Winreuter, Wenninger, Georgieva e Naschweng per quanto riguarda la linea difensiva, Zardaril, Puntingham, Hobinger per quanto riguarda la mediana, e Feiersinger, Billa e Dunst sono la linea d'attacco. Dunque Marta, qual è il primo commento che possiamo fare su queste scelte? Ma sicuramente l'Italia ripropone lo stesso sistema di gioco adottato nell'ultima partita con l'Olanda, dove l'Italia si è espressa molto bene. E gli interpreti cambiano tutti, c'è solo Linari che è la giocatrice in questo contesto, la giocatrice di maggiore esperienza. Sarà interessante quindi vedere queste ragazze, Bellucci all'esordio e tante altre ragazze che comunque hanno fatto il percorso con le nazionali giovanili e finora non hanno ancora trovato tantissimo spazio all'interno della nazionale, ma che giocano stabilmente nelle loro società avendo fatto veramente un ottimo campionato. Quindi sarà interessante, un buon test per questa nazionale, proprio come ha ben detto Girelli, per questo percorso di crescita che sta portando la nazionale ad ampliare l'organico in vista dei prossimi europei. Tra l'altro abbiamo visto Elena Linari, capitano quest'oggi per la prima volta, insomma indossa questa fascia, anche questo è un altro dettaglio che ovviamente attribuisce maggior valore per lei personalmente a questa sfida. Qui stiamo vedendo con l'aiuto della grafica riepilogare appunto anche tatticamente come è schierata l'Austria. C'è un particolare che anche questa è una squadra insomma molto molto giovane, c'è però il particolare di Sara Puntingham che raggiunge 109 presenze, eguagliando così il record di Nina Burger, la storica capitana, giocatrice con più presenze nella storia della nazionale austriaca. Per il resto anche questa è una squadra abbastanza giovane, Marta. Sì, è una squadra che sta inserendo diversi elementi giovani molto interessanti, come Hobinger, come Winreuter, tutte le ragazze giovani, ma che comunque hanno iniziato nell'ultimo anno a giocare con continuità in questa nazionale. Quindi ripeto, un buon test sarà per la nazionale. Per il resto l'Austria, come ho detto prima, è una squadra tecnicamente discreta, però insomma molto molto compatta, e quindi sarà interessante per la nazionale fare questo test. E allora un test che inizia, un test appunto importante per queste ragazze che devono dimostrare insomma di potersi inserire in questo gruppo che Milena Bertolini ha definito accogliente, aperto, e questo il suo progetto. E intanto anche oggi conferma appunto il modulo con la difesa a 3, anche questa è un segno insomma che si vuole proseguire, no? su questa ipotesi tattica. Sì, sicuramente, ha iniziato, lo ha proposto la scorsa settimana contro l'Olanda, le ragazze si sono adattate subito a questo schieramento, giusto riproporlo e portarlo avanti con altre, anche le altre ragazze partecipi a questa spedizione. Intanto c'è stato il fallo commesso da Caruso su Zadraril, e allora l'Austria che può provare la prima incursione nell'area avversaria sul pallone Naschenweng. Con il numero 8 Dunst, ma è proprio invece il numero 3 a recapitare il pallone nell'area azzurra, allontanato. Poi Hobinger lo appoggia all'indietro. Winreuter si fa vedere, Wenninger, la capitana.
Il lancio in profondità del portiere Zinsberger, pallone però intercettato. Il rilancio lungo di Katia Schroffenegger. Poi subito Serturini che prova una delle sue accelerazioni, lo scambio con Cantore. Passa però davanti Georgieva, riesce a fermarla. Spedisce però in fallo laterale. Italia che ha iniziato questa partita in attesa dell'Austria, ragazze molto ordinate e compatte nella metà campo, per sfruttare poi gli spazi che concede l'Austria con la velocità sugli esterni che abbiamo. Cross di Serturini e la conclusione, subito il gol dell'Italia da parte di Sofia. È arrivata con un gran destro al volo. Che gol, Marta! Assolutamente, assolutamente bellissimo questo cross da parte di Serturini. E Sofia ha impattato benissimo di collo la palla. Ottima, ottima questa azione. Sofia libera, ma veramente bellissimo gol da parte di Angelica Sofia. Dunque subito l'Italia che la sblocca, la rivediamo anche da questa inquadratura dal basso per apprezzare meglio ancora di più la coordinazione di Angelica Sofia. Certo, forse il portiere austriaco visto da questa inquadratura magari poteva fare qualcosa di più, il tiro era centrale, ma era davvero molto potente. Sì, era molto forte, sicuramente il portiere non impeccabile, però va sottolineata veramente il gesto tecnico da parte di Sofia, perché ha preso la palla in maniera perfetta e dando grande forza al pallone. E può festeggiare l'inquadrata Angelica Sofia il suo primo gol con la nazionale maggiore, e dicevamo appunto che questo pomeriggio può diventare davvero particolare, da chiudere nello scrigno dei ricordi per molte di queste ragazze. Abbiamo detto dell'esordio per Melissa Bellucci, della prima volta con la fascia da capitana al braccio per Elena Linari, e adesso è arrivato anche il primo gol di Angelica Sofia. Eccola ancora, arriva Caruso, si lotta sulla linea del fallo laterale, ancora Sofia, Caruso, Sofia, cercano di palleggiare nello stretto le azzurre, ci riesce Caruso poi in profondità, troppo lungo però. E allora prova a ripartire l'Austria, sempre con un palleggio molto compassato, ma questo ovviamente perché l'Italia chiude bene tutti gli spazi. Con il lancio in profondità, controllato senza problemi. Scambio ancora di Lenzini con Sofia. Poi c'è il fallo, è andata a guadagnare Glionna. Ottimo inizio da parte della nazionale, ha lasciato in una prima fase il possesso all'Austria. Non vanno ad aggredirle altissime in questi primi minuti, però appena recuperano palla hanno ottimi scambi, molto veloci per andare poi a verticalizzare e trovare la profondità. Linari verso Scioffi, larga c'è Tortelli, ma invece da Serturini che prova a far proseguire il pallone, in qualche modo arriva a Cantore, poi però ne protegge l'uscita Georgieva, già rimesso in gioco il pallone dalle austriache. Wenninger. Georgieva cerca la profondità, palla che non passa, l'ha intercettato Bellucci, poi però finisce per perderlo fra tre avversari, lo recupera però subito la verticalizzazione
po' troppo lungo, anzi decisamente troppo lungo il pallone indirizzato da verso Cantore. Poi Pienreuter guadagna anche con esperienza il calcio di punizione, è stata la spinta, forse anche un piede pestato. Sì, Bellucci aveva fatto un buon intercetto sul primo intervento, aveva lo spazio per verticalizzare su Cantore, ma non è riuscito a trovarla. E adesso questa azione, una giocata un po' forzata da questo punto di vista. Riesce a trovare linee di passaggio pulite l'Austria, allora Georgieva deve rifugiarsi nel retropassaggio verso Zinsberger, che affida a Wenninger, prova ad avanzare lei adesso la verticalizzazione, l'appoggio di prima intenzione è stato fermato da Bellucci, che poi però sbaglia il controllo e allora offre all'Austria la possibilità di ripartire con Zadraril. Firesninger, pallone per Hobinger e alla fine con la collaborazione di Linari Scioffi può rilanciare subito in profondità. Palla per Cantore, si accentra Pirone, si ferma Cantore, cambia completamente il fronte verso Lionna fra due avversari e non riesce a girarsi in area per provare ad andare al tiro, guadagna comunque la rimessa laterale. Lenzini il suo cross, ma direttamente tra le braccia di Zinsberger. Pienreuter verso il portiere austriaco. Naschenweng, ma non c'è spazio per provare ad avanzare. Davvero abbastanza stucchevole questa impostazione sterile dell'Austria, ovviamente merito dell'Italia per il momento. Sì, Austria che sta cercando di protrarre il possesso palla sulla linea difensiva per cercare di far uscire, di attrarre le giocatrici italiane e quindi può trovare poi gli spazi, però in questo l'Italia è molto brava perché non casca in questa tattica, ma continuano a mantenere, a essere molto compatte chiudendo tutte le linee di passaggio, obbligando come in questo caso poi delle palle lunghe facili preda della difesa italiana. Linari viene, si abbassa Bellucci, la serve Linari, ancora il pallone per la centrale della Roma che va a cercare larga Lionna, anzi stava di Sofia, eccola Lionna, perde palla, Zadraril lo stesso, poi ancora lei recupera e si riparte con l'impostazione dalla linea difensiva austriaca. Aerei che sorvolano la Neustadt Arena. Linari, poi un pallone rubato, la possibilità adesso di andare a mettere in mezzo un pallone che Linari prova a fermare, poi la conclusione, la rete, non è riuscita Tortelli ad evitare il gol di Villa, qui l'Italia si è fatta sorprendere, Marta. Qui un'impostazione sbagliata da parte di Linari fa nascere tutta questa,
questa azione offensiva da parte della, dell'Austria, e poi questa palla, i difensori erano in tre, non, in quattro anzi, non riescono a chiudere, riesce a girarsi bene Billa, però un'azione che purtroppo nasce da un disimpegno sbagliato, perché ha provato una palla verticale quando poteva allargarla, e lì l'Austria è riuscita a ripartire perché ovviamente ha trovato spazio davanti a sé. Davvero un peccato, perché effettivamente non riusciva davvero a costruire nulla l'Austria, non sono riuscite a chiudere sul tocco finale, quello decisivo di Billa, Linari e Tortelli, e dunque siamo sull'1-1. Il 29esimo gol con la nazionale austriaca per l'attaccante che ha appena messo in rete. E allora l'Italia riparte, ma serve anche questo a fare esperienza. Cantore guadagna intanto il calcio di punizione. In punizione che può essere da una... Da una posizione comunque interessante, visto che abbiamo diverse saltatrici come Linari, Lenzini. Vediamo, difesa dell'Austria è una linea molto alta. Va Cantore a servire in mezzo, il pallone sfiorato di testa da Lenzini, si perde sul fondo. Poteva essere sicuramente sfruttata meglio, Caruso non è riuscita a dare... La giusta misura al pallone. Penninger, sempre lei che avanza a impostare, solito scambio con Georgieva, pallone restituito. Vediamo, hanno veramente questo possesso palla molto, molto lento. E adesso la verticalizzazione proprio in direzione di Billa, l'autrice del gol, che però commette fallo. È proprio questo che fa l'Austria. Loro provano questo possesso palla, appena trovano spazio verticalizzano, anche se non sono dotate di grandissima velocità gli attaccanti austriache, però comunque sono brave ad attaccare questi spazi, a cercarli, a crearli, ad attaccarli. Quindi l'Italia in questo deve fare attenzione, deve fare buona guardia, perché è lì che possono rendersi pericolose le austriache. Ora Lenzini alla rimessa laterale, terza presenza in azzurro per lei, gittata lunghissima, l'anticipo però di Georgieva. Si riparte dal portiere azzurro, Linari, lei la regista difensiva. Lenzini, pallone prolungato, può diventare buono per Cantore, l'anticipo di Georgieva. Sempre lo scambio fra Penninger, la capitana pronta a scattare Firesinger, poi ci ripensa, eccolo il lancio in profondità, con calma ferma tutto Linari, poi Serturini tiene un buon pallone in campo, Tortelli non si fida della pressione, lo spedisce in profondità, lo rincorre Pirone, poi in mezzo per Cantore, tenta il cross, viene chiusa in angolo. Buona questa azione da parte dell'Italia, la palla sopra a scavalcare la linea, il terzino difensivo da parte di Tortelli per innescare la velocità prima di Pirone e poi di Cantore. Diciamo che Pirone non l'abbiamo menzionata, sicuramente rispetto alle altre non è giovanissima, però è una giocatrice di grande esperienza a livello nazionale.
battuto il cross sul secondo palo. È arrivata Elena Linari. Tentare ancora una volta la sorpresa, la battuta al volo. Bella palla, calciato molto bene da parte di Caruso. Riesce a trovare l'impatto giusto Linari, anche la forza giusta, ma non la direzione della palla. Eccola la verticalizzazione, il pallone che diventa buono, il cross, l'anticipo di Linari su Villa, poi ancora insiste Firesinger, il rimpallo favorisce Scioffi. Un po' di pubblico si rivede anche in queste situazioni. Tanto il gioco è ripreso. Lenzini in verticale. Poi Pirone prova a girarsi. Alla fine esce vincente dal duello Giorgieva. Eccola, Giorgieva prova a metterle pressione Cantore. E allora si riparte sempre da Wenninger. Pressione di Pirone, si alza anche Leon Lenzini poi in anticipo. Il tocco di Leon a guadagnare la rimessa laterale per l'Italia. 1-1 al terzo, subito il vantaggio azzurro con Sofia e poi il pareggio al dodicesimo con Billa. L'unico errore finora della retroguardia azzurra. Serturini mette giù. Tortelli, il lancio, la palombella verso Cantore, ma in anticipo Giorgieva che poi mette in difficoltà. Sì, retropassaggio completamente sbagliato da parte di Giorgieva. Giorgieva che è giocatrice che normalmente, insomma, non è schierata tra le titolari, ma oggi va a sostituire il centrale Kirkberg, che solitamente, insomma, è nelle prime 11 e che era convocata, ma poi ha dato forfè per infortunio. Arianna Caruso dalla bandierina chiama lo schema, questa volta batte sul primo palo il colpo di testa di Giorgieva, un po' maldestro, comunque buon per lei che il pallone sorvoli la traversa, concede l'angolo, il terzo per le azzurre dall'altra parte. Austria che sulle palle inattive in a sfavore, abbiamo visto, non ha una grande qualità nelle marcature individuali, quindi possono essere davvero pericolosi questi calci palle inattive per con l'Italia. Con i pugni Zinsberger allontana ma non troppo, caccia del pallone Pirone, prova a rimetterlo in mezzo, non c'erano sue compagne in quella zona dell'area. È buona la soluzione da parte di Pirone, non poteva fare grandi altre cose, solo che nessuna giocatrice azzurra ha seguito l'azione, lo sviluppo dell'azione di questa palla che poteva comunque rendersi insidiosa. La grafica ci ricorda appunto il punteggio 1-1, siamo nel corso del 21esimo, siamo andato di fatto quasi metà primo tempo. È una partita che finora non ha regalato grandi emozioni, i ritmi sono piuttosto bassi, poca qualità da parte dell'Austria, l'Italia che appunto una buona organizzazione difensiva in generale e che poi cerca di ripartire, però non ha ancora espresso le sue migliori qualità l'Italia. Puntingham perde palla, gliela soffia Pirone, poi non riesce però a mettere in movimento Lionna.
Austria 21esima nel ranking FIFA, Italia 15esima. Entrambe le squadre si sono qualificate, l'Italia come ben sapete a Euro 2022, entrambe si sono qualificate tra le tre migliori seconde. L'Austria nel gruppo G, quello vinto dalla Francia, con 6 vittorie e 1 pareggio e 1 sconfitta. E la miglior marcatrice è stata proprio Nicole Villa con 7 gol, colei che ha firmato appunto il momentaneo 1-1. Lionna, palla per Sofia, l'autrice invece del gol dell'Italia, che non può fare altro che provare a tenere in questo modo il pallone in campo, pallone che si perde sul fondo. Sono solo 4 i precedenti fra queste due squadre, 3 vittorie dell'Italia ed 1 pareggio, tra l'altro nell'ultima sfida 1-0-0 in amichevole 5 anni fa. Bravissima, sì, bravissima, sì. In questa circostanza Pirone, perché veramente, dicevo prima, lei è una giocatrice esperta, grande esperienza in campo nazionale, con la nazionale invece, quindi in campo internazionale non ha fatto, è solo alla settima presenza, non, da tanti anni che mancava sì. Nel gruppo azzurro, però reduce da una stagione molto positiva col Sassuolo, è una giocatrice dotata veramente di grande agonismo, che è molto, molto generosa, e anche in questa situazione abbiamo visto come la sua pressione individuale sul centrale dell'Austria abbia fatto sì che le intercettasse la palla in una zona comunque molto pericolosa. Quindi sicuramente l'Italia può anche iniziare a fare un pressing un po' più alto rispetto a quello che hanno fatto finora. 10 gol in campionato per Valeria Pirone, che ha detto insomma recentemente al termine della sua ottima stagione con il Sassuolo di essere proprio rinata nel club emiliano. Vien Reuter indietro per Georgieva, poi Wenninger. Ora il pallone che viaggia tra le due centrali e poi ecco la verticalizzazione, palla per Villa, alla fine non va al tiro, allarga verso Vien Reuter. Vediamo se riesce ad andare al cross, non le viene concesso, il pallone è troppo lungo, l'appoggio all'indietro e allora gli applausi di Firesinger per la compagna, ma la rimessa è azzurra. Sì, Austria che in questo frangente è riuscita a trovare, ecco, questa palla tra le linee con l'esterno, il numero 10, Ferisger, che entra dentro al campo e riesce a trovare una buona palla, e poi fortunatamente non, la difesa ripiega bene, non c'è nessuno sviluppo di questa azione, però in questo abbiamo visto in queste prime battute che le giocatrici austriache esterne d'attacco tendono molto a stringere il campo e lasciare le corsie esterne per l'inserimento delle mezzale o degli esterni bassi. Intanto Puntingham ha recuperato un pallone, tra l'altro nell'azione precedente era anche abbastanza dubbia la posizione di Billa, ma in ogni caso la seconda assistente non aveva segnalato nulla. La gara è diretta da un trio tedesco, l'arbitro è la signora Hussein. In anticipo Linari, Serturini, palla per Bellucci che però se la fa soffiare e allora prova a ripartire l'Austria, poi il recupero da parte di Caruso che si getta in profondità. È buona questa verticalizzazione, questa transizione da parte delle ragazze, comunque con 3 scambi sono riusciti a trovare l'inserimento di Caruso, un buon inserimento, poi non è riuscita, è stata anticipata, è arrivata prima sulla palla il difensore centrale austriaco, però una buona proposta questa da parte della nazionale.
tanto alla palla che può diventare buona per Cantore, poteva, ma in scivolata è riuscita a soffiargli la Wenninger. E allora pronta subito l'Austria a ribaltare l'azione, ma il lancio di Dunst viene fermato da Linari. Bellucci, Linari, Lenzini, poi Lyon, scambio con la sovrapposizione con Sofia, ma c'è poi il fallo di Pirone. Si avvicina la signora Hussein. A redarguire Valeria Pirone. Wenninger non va in profondità, appoggia per Naschenweng. Giorgeva. Eccola la battuta profonda per la sponda di Villa, poi Serturini, uno scambio con Cioffi, si è presa anche un po' di rischio, portiere azzurro, qui il fallo, anzi no, non c'è fallo, e allora si prosegue. Adesso è un po' sbilanciata l'Italia, Serturini in qualche modo riesce a chiudere su Zadraril. Il pallone poi è uscito, Wien Reuter non è riuscita a servire Firesinger. Non si possono fare paragoni con, ovviamente, Marta, con l'uscita di quattro giorni fa, perché era tutta un'altra Italia quella vista contro l'Olanda. Sì, assolutamente, un avversario diverso, un'Italia diversa, quindi i paragoni non si possono fare, però sicuramente l'Italia vista fino in questa prima mezz'ora è un'Italia attenta, un'Italia compatta, che però ha grande qualità e non è ancora riuscita a esprimerla, perché comunque non abbiamo è vero, Serturini parte in una posizione diversa rispetto a quella in cui l'abbiamo vista la scorsa partita, però non è ancora stata non ha ancora trovato gli giusti spazi per mettere al meglio le sue. Intanto Villa esce sui piedi Cioffi dopo un'incursione da parte di Wenninger, era diventata irresistibile. Anche questa è un'incursione centrale, riesce a trovare lo spazio giusto, però ottima l'uscita da parte di Cioffi. Adesso l'Italia prova a giocare palla al piede, a pochi tocchi. Caruso resiste alla carica, alla fine però perde palla, poi tenace, prova a riconquistare il pallone e induce all'infrazione Villa. Italia che ha la qualità per giocare con pochi tocchi e rendersi pericolosa, perché appunto con pochi tocchi riescono a fraseggiare e trovare gli spazi giusti proprio per mettere in luce le caratteristiche dei nostri esterni e di tante altre giocatrici. Dicevo prima di Serturini, ma la stessa Cantore, Lionna, Sofia, sono tutte giocatrici dotate di un'ottima velocità, di un gran passo, e che quindi amano gli spazi aperti proprio per riuscire a esprimersi al meglio. Quindi l'Italia non è ancora riuscita finora a trovarle nel modo giusto. Sempre Wenninger, passano tutte da lei le impostazioni austriache. Adesso Giorgeva. Sì, Wenninger, capitano di questa squadra, classe 91 del Bayer Monaco, la giocatrice più esperta, con un'importante struttura fisica, una buona tecnica, e sicuramente la giocatrice più esperta. Villa ancora con i piedi, Cioffi riesce a dirle di no. E adesso l'Austria comincia
a presentarsi in area con una certa frequenza. Italia che di nuovo in questo frangente sta soffrendo un po' queste in qualche occasione ha sofferto queste giocate dentro da parte delle austriache. Non riescono a trovare le giuste coperture le tre giocatrici di difesa. Puntingham adesso sbaglia però l'ultimo passaggio, anche qui avevano recuperato un pallone, l'Italia era un po' sbilanciata. Questa fase decisamente meglio la squadra di casa. L'Italia deve un po' riordinare le idee. Hobinger. Poi il cross, ma il pallone è uscito. Sarà rimessa dal fondo. Sul cross di Naschenweng. Ha perso un po' le geometrie l'Italia. Ma... sì, sta un po' in quest'ultima frazione l'Austria è riuscita a trovare il palleggio per permettersi poi di trovare gli spazi all'interno del campo. Molto brava Billa a venire spalle alla porta e permettere a giocare in scarico e a permettere l'inserimento dentro dei due esterni. Quindi tra i due esterni che entrano e le mezzali che si inseriscono, l'Italia sta un po' facendo fatica in alcune occasioni, ha fatto un po' fatica a coprire, ad accorciare ad andare nei duelli difensivi giusti. Lenzini con le mani, pallone sporcato, riesce però, anzi ci prova quantomeno Pirone. Poi alla fine deve arrendersi, allarga le braccia, probabilmente chiedeva, lamentava di aver subito un fallo. Beh, era stata brava a coprire palla perché già la seconda volta, anche in un'azione precedente aveva coperto molto bene palla, aveva subito un intervento e l'arbitro aveva lasciato proseguire, però sappiamo che il campo internazionale si tende a far giocare molto. Adesso da terra ancora Pirone, riesce a servire Bellucci fra tre avversarie, palla ancora per Pirone che attende l'arrivo sulla corsia di Sofia, poi però non la serve. Allora Linari cambia il fronte, va. Anzi, Sofia si era spostata di qua. Sì, buona questa idea di Linari, non riesce a trovare a scavalcare il difensore, però sicuramente una buona giocata questa. Cantore, ancora Sofia, esce vincente dal duello Caruso, che poi Cantore, il cross in mezzo per Pirone, è stata però nel duello aereo, e allora riparte l'Austria. Adesso riesce a palleggiare anche meglio l'Austria. Lenzini in anticipo, poggia indietro a Scioffi, la pressione di Bill, allora il rilancio lungo del portiere azzurro. Anche qui si è lamentata Caruso, ma insomma abbiamo capito che la signora Hussein queste cose non le fischia. Sofia verso Scioffi, Linari. Pallone in direzione di Pirone che fa da sponda, poi Ionna chiama in avanti Serturini. Probabilmente a angolo c'è stato un tocco di un'austriaca, sì, così è, si sono invertite. Sì, Sofia e Serturini si sono nel frattempo, in questi ultimi minuti, si sono invertiti. Mentre l'Italia va a battere il suo quarto corner, non ne ha battuto nessuno l'Austria. Però ultimamente l'Austria è riuscita
ad entrare in maniera decisamente più pericolosa nell'area avversaria di quanto sia riuscita a fare l'Italia. Dopo il vantaggio lampo di Sofia, va a Caruso dalla bandierina, il pallone in mezzo all'area, non può andare alla battuta Lionna, invece la conclusione, la traversa, la palla che rimane lì, è andata vicinissima al gol Italia, infatti chiedono all'arbitro di verificare, sì, anche ovviamente non può verificarlo, ottimo, non c'è la goal line technology, ma insomma andiamo a, sì, rivedere. Ottimo il tiro di Serturini, ecco, giocatrici che conosciamo molto bene anche per le sue qualità balistiche, ha già disegnato diversi gol da fuori area, e peccato, però bellissima la sua conclusione. E dunque al 37esimo, anzi al 38esimo, con un lampo di Anna Maria Serturini, l'Italia ha sfiorato il vantaggio. Dai replay poi non siamo riusciti sinceramente a capire, c'era il corpo, insomma, del portiere austriaco davanti, non abbiamo avuto le inquadrature giuste per capire se effettivamente il pallone avesse superato la linea o no. Quello non siamo riusciti a comprenderlo, però nonostante insomma il non gol, da sottolineare veramente la bellissima conclusione da parte di Serturini. E forse è un'opzione, no, che dovremmo coltivare con più assiduità anche questa. Sì, nel calcio femminile si tende spesso a non calciare tantissimo da fuori area, però negli ultimi anni sono sempre più le nazionali, le giocatrici che hanno mostrato grandi qualità, e noi ne abbiamo diverse, Serturino di quelle, quindi già in campo durante il campionato ha messo in mostra questa qualità e sicuramente potrà continuarlo a fare anche con la nazionale. Rivediamo anche da questa inquadratura. A capire anche, da qui è assolutamente impossibile, da qui possiamo soltanto apprezzare il bellissimo gesto tecnico di Anna Maria Serturini. Diciamo Austria fortunata nel rimpallo, eccola inquadrata, l'esterno della Roma. Bellucci indietro verso Scioffi. Siamo entrati nel 40esimo. Linari, Lenzini, poi un errore in fase di appoggio, la rimessa è austriaca, Naschenweng, palla per Puntingham, Giorgeva. La verticalizzazione in velo, ma c'è Linari a far buona guardia. Caruso, Sofia, Linari va a cercare sulla corsia destra proprio l'inserimento di Sofia, ma è in vantaggio Winreuter. Il pallone troppo lungo questo da parte di Linari, una soluzione che ha già cercato in precedenza, una soluzione che può essere sicuramente vincente perché l'Austria tende anche a fare molta densità in zona palla, quindi si riescono a trovare le giocatrici italiane, gli esterni dalla parte opposta con questi cambi gioco, quindi una soluzione che sicuramente può diventare efficace per la nazionale italiana. La battuta lunga questa volta è di Giorgeva. Fermato Sofia, poi Caruso e poi Tortelli. Non si è intesa proprio con Sofia, che nel frattempo era andata in avanti. Rimesso in gioco il pallone. Nostra manovra con Zadra, Rill. Poi Hobinger, cross basso. Linari allontana in qualche modo, poi il pallone rimesso in mezzo all'area, se la cava la difesa azzurra prendendosi qualche rischio, o dobbiamo apprezzare la calma e la lucidità, Marta, in questa situazione? Quando va a buon fine si apprezza sempre, esatto, la calma e la lucidità, sicuramente
qualche, insomma, non hanno rischiato troppo perché non c'era una grande pressione da parte dell'austriaca in quel momento. Più che altro anche in questo disimpegno non sono poi riuscite a uscire in maniera pulita, perché la palla sopra, ricevono sempre spalle alla porta gli attaccanti con palla alta, senza grande facilità di controllo. Invece dovremmo riuscire a trovare soprattutto Pirone o comunque gli altri attaccanti con palla radente, in modo da sviluppare velocemente la manovra e andare a puntare su quelle che sono le qualità dei nostri attaccanti, che appunto la loro facilità di corsa, ma insomma frontali alla porta e non di spalle di sicuro. Niereuter attacca Cantore, che poi tocca in fallo laterale su Firesinger. Puntingham, Georgieva prova a cambiare il fronte, palla Serturini anziché Lionna non riesce ad addomesticare, il cross direttamente tra le braccia di Scioffi. Una partita che si è decisamente animata andando avanti, proseguendo nel corso del primo tempo, dobbiamo dire più per merito dell'Austria che per merito dell'Italia. Sì. Era partita benissimo. Sì, l'Italia che era partita bene trovando il gol, perché comunque in fase iniziale soprattutto il pallino del gioco l'aveva lasciato alle austriache in un atteggiamento molto di attesa. Poi ha trovato questo gol su uno sviluppo di una rimessa laterale, poi da lì devo dire che l'inerzia è stata un po' più a favore dell'Austria, anche se comunque l'occasione più ghiotta l'ha avuta poi l'Italia con questa traversa da parte di Serturini. Al 37esimo, prima avete visto inquadrata la CT austriaca, Irene Fuhrmann, in carica da luglio del 2020, è diventata la prima donna a guidare la nazionale austriaca. Qui calcio di punizione guadagnato da Pirone. In teoria una quarantina di secondi al 45esimo, non credo che ci sia recupero perché effettivamente non ci sono state interruzioni del gioco. Dunque potrebbe essere l'ultima opportunità per l'Italia di questo primo tempo. Palla bassa, tutto non granché quest'angolo, adesso viene comunque protetto il corner, quindi l'Italia ha la possibilità di rimanere lì. Sì, una buona occasione questa può essere, perché l'Italia può essere davvero pericolosa sulle palle inattive. Battuto corto però l'angolo. Il cross arretrato, Cantore in mezzo, ha provato a far da sponda e arriva il duplice fischio della signora Hussein. Dunque si va a riposo sul punteggio di 1-1. Sofia al terzo, Billa al 12esimo stanno decidendo questa partita. E noi vi lasciamo al TG di Rai Sport, ma tra un quarto d'ora torniamo qui per seguire il secondo tempo di questa amichevole tra Austria e Italia. Giuliano al posto di Bellucci per questo secondo tempo, per questa Austria-Italia nella ripresa 1-1 il punteggio al termine del primo tempo, Sofia al terzo, Billa al 12esimo, dunque Marta e Milena Bertolini ha mandato in campo Manuela Giuliano, sicuramente un bagaglio di esperienza che non può essere ovviamente paragonato a quello di Melissa Bellucci, che lo ricordiamo ha esordito quest'oggi con la nazionale maggiore. Sì, ripropone la coppia di centrocampo della scorsa partita contro l'Olanda, maggior esperienza, sicuramente anche maggior affiatamento. Bellucci un esordio non semplicissimo il suo, con una formazione completamente nuova da parte della nazionale.
Bellucci è una giocatrice molto brava tecnicamente, però oggi non ha trovato spesso le giuste soluzioni, la velocità sia in fase di possesso che di non possesso nella lettura delle situazioni, e quindi non è riuscita a esprimersi al meglio. Però classe 2001 all'esordio, ha sicuramente tempo per fare esperienza. Certo, sono queste appunto le occasioni migliori per imparare a capire insomma un po' come funziona. Per questo vengono organizzate queste amichevoli, e questa in particolare la CT l'ha dedicata proprio a questo scopo. Austria dunque che è tornata in campo con lo stesso piglio del primo tempo, una squadra davvero scorbutica, molto insomma la pressione che mette è anche un po' sporca, no? sulle avversarie. Sì, è una squadra strutturata, una squadra che fa del collettivo la sua arma migliore, perché non ha tantissime giocatrici che spiccano per individualità, però riesce col collettivo in fase di non possesso a essere sempre molto compatta, a chiudere gli spazi soprattutto centralmente, a far sempre tanta grande densità, e poi brava in possesso a ripartire velocemente con le transizioni, a verticalizzare. Adesso prova l'Italia a ribaltare il fronte con Caruso, che è andata a cercare Cantore, costretta però a defilarsi, allora si ferma lì, aspetta magari qualcuno in appoggio, prova a cercare il fondo per andare al cross, non ci riesce, viene fermata, rimane lì però a far lei pressione su Giorgeva, riducendola un po' a sporcare il rilancio. Sì, Caruso che ha cercato questa soluzione con palla sopra, non semplicissima, perché comunque Cantore era contro tre difensori, Italia che in quel momento non aveva tantissime giocatrici sopra palla. Ionna adesso fra due avversarie ci prova a uscire dalla gabbia, guadagna la rimessa laterale Sofia Giuliano. Verso Lenzini, la verticalizzazione in direzione di Pirone, che ha provato a girarsi, era spalle alla porta, poi Giuliano chiama ancora in avanti Sofia, fermato il cross, non passa, allora Zadraril prova lei ad accelerare, rincorsa proprio da Giuliano e da Cantore, poi si ferma la numero 9 Villa, prova ad andar via, palla che rimane in campo, va a fermarla Giuliano. Puntingham, ci prova lei dalla distanza, Schaffi mette in angolo, il primo angolo dell'Austria. Puntingham è una centrocampista mancina, classe 92, non l'abbiamo vista tanto ancora in questa partita, non si è messa in mossa, però tendenzialmente il punto di riferimento della propria nazionale, grande qualità e grande intelligenza tattica in fase di non possesso. Già battuto l'angolo, intanto Billa Scioffi ferma tutto, bravissima, si era accesa una mischia nell'area piccola. Rivediamolo. Linari che non era riuscita ad allontanare. Il pallone era arrivato ancora sul piede di Villa, proprio come era successo in occasione del gol del pareggio. Tiro di Wenninger, era diventato un assist. Che è partita molto forte in questa ripresa. Tortelli intanto ferma questa trama, non si deve far schiacciare ovviamente l'Italia, caccia del pallone Pirone, la rimessa però è austriaca, la capitana Wenninger, Naschenweng.
Il lancio è fuori misura questa volta, nessun problema. Pinari ferma il pallone prima che esca dal fondo. Viene incontro Caruso che gira bene verso Serturini. Vediamo se c'è un po' di spazio per provare a liberare la sua velocità. Si ferma Serturini in orizzontale, un passaggio leggibile, però palla che è diventata buona per Cantore. Giuliano, Caruso. Tortelli. Ferma tutto Winreuter. Poi la pressione di Giuliano su Firesinger. Cantore finisce a terra, questa volta il calcio di punizione c'è, commesso fallo Zadraril. Brava, molto brava in questa frangente Cantore, lei che quest'anno con la Florenzi ha giocato come attaccante esterno e anche qua è stata riproposta in quella posizione. Battuto velocemente il calcio di punizione, la traiettoria indovinata da Tortelli, mi è sembrata, e l'Italia dunque ritrova il vantaggio. Adesso andremo a rivedere meglio, battuto a sorpresa, anzi no, è doppietta di proprio Angelica Sofia. Sofia, è Sofia, sì. Sì, una doppietta per lei, sicuramente un gol cercato, dirà, però insomma, questo bravissima Manuela Giuliano a sfruttare una disattenzione da parte della retroguardia della austriaca in questo frangente, perché insomma assolutamente distratte, trova Sofia che con questa traiettoria di cross inganna, prende una traiettoria diversa da quella voluta, inganna il portiere. E dunque doppietta per lei che non aveva appunto mai segnato in nazionale, e oggi eccolo lì, 3:53, metteranno tra i suoi numeri fortunati, lei che è il 20 di maglia. E alla terza presenza in assoluto, già due gol, è un ottimo score. Penso che in questo momento Girelli possa temere una rivale in classifica marcatrici. E dunque l'Italia arriva avanti in maniera un po' fortunosa, lo dobbiamo assolutamente riconoscere. Però magari c'è il caso che adesso con l'Austria che cerca il pareggio, intanto il pallone che spiove non si fida e con i punti Scioffi mette in angolo. Dicevamo con l'Austria che si spingerà un po' più avanti alla ricerca del pareggio, magari si apriranno un po' di spazi. Battuto l'angolo, ci prova ancora Wenninger, poi la conclusione ancora della numero 7. Dopo il tentativo di Firesinger centrale, questa volta Scioffi blocca. Sì, Italia che sta soffrendo un po' su questi calci d'angolo, perché già il secondo e il terzo dove non riescono a liberare facilmente l'area e si creano delle situazioni che possono essere pericolose. Calcio di Giuliano, questa volta intercettato Lionna. Però riconquista lei il pallone, prova ad affondare, porta palla e alla fine la perde. Arriva però Pirone, Sofia, il cross arretrato troppo questa volta. Giuliano ancora prova a riproporre in avanti, allontana Wenninger, ma l'Italia rimane lì con Serturini che va alla conclusione, alta. Provato questa conclusione, penso potesse avere soluzioni migliori sulle compagne, però ha voluto provare la soluzione personale. Penso che insomma questa primi minuti del secondo tempo l'Austria e Italia erano ripartite come avevano concluso il primo tempo, quindi con l'Austria un po' più padrone del campo,
però l'Italia che ha trovato questo gol un po' fortunoso, e quindi siamo sul 2-1 e l'Austria cercherà sicuramente di spingersi in avanti, e questo potrebbe portare diversi spazi alle spalle della difesa in mezzo al campo per le giocatrici italiane. Tanto Giuliano prova a mettere ordine. Scioffi, la battuta lunga. Pirone ha provato a far da sponda. Penninger per Naschenweg. Dunst. Lenzini la tiene lì. Prova a insistere ancora Dunst, alla fine Lenzini le tocca il pallone in fallo laterale. Molto brava Lenzini in questo duello, riesce a far valere le sue qualità anche fisiche per bloccare la giocatrice austriaca. Naschenweg, vediamo se riesce ad andare al cross. No, Hobinger. Dunst ancora costretta però ad indietreggiare, alla fine perde palla e se ne va in slalom Ionna, poi si ferma, decide di riappoggiarsi di nuovo indietro, viene a prendere palla Giuliano. Serturini, Caruso tra due avversarie, prova, riesce ad uscire vincitrice, poi da terra ancora non fischia nulla la signora Hussein. Wenninger, Hobinger verso Billa, Naschenweg, palla in profondità per lo scatto di Dunst, ma è in vantaggio Serturini. Linari rischia, alla fine perde il pallone, Firesinger e poi Zardaril le esce sui piedi. Scioffi, si prosegue, c'è il portiere a terra, l'arbitro finalmente interrompe il gioco, e anche qui un'uscita un po' rischiosa. Sì, un'altra troppo azione, rischiosa, troppo questa azione abbiamo già vista nel primo tempo in occasione del gol, e anche in questa non riceve palla di spalle, non si guarda, non guarda prima di ricevere, e non riesce quindi a girarsi tra due avversari come in una zona di campo pericolosissima. Fortunatamente per l'Italia, l'Austria non riesce a trovare lo spazio giusto per andare a concludere, però troppo pericoloso, questa è una giocata che l'Italia non deve fare, deve fare veramente attenzione e farla in totale sicurezza. L'arbitro ha fatto cenno a Dunst di restituire il pallone all'Italia, non era convintissima la numero 8 austriaca. Si riprende a giocare, tutto a posto per il nostro portiere, palla intanto verso Pirone che si ferma, due su di lei. Credo ci sia un cambio. Pronta a entrare Bonfantini. Con il numero 11 è uscita Valeria Pirone.
Sì, Bonfantini, classe 99. Adesso andremo a vedere se penso che prenderà il posto di sull'esterno e che Cantore vada a posizionarsi in posizione centrale, di attaccante centrale. Adesso andremo poi a vedere alla prima inquadratura utile. Giocatrice della Roma, grande qualità tecniche, grande qualità di corsa, molto veloce, quindi adesso in questo momento abbiamo un attacco tutto classe 99. Sua quinta presenza con la nazionale maggiore, Agnese Bonfantini, questo insomma per dire davvero quanta esperienza ovviamente la CT voglia far fare alle ragazze, a quelle che sta coinvolgendo in questo progetto di ricambio generazionale. Sì, Bonfantini è una giocatrice che ha fatto il percorso delle nazionali giovanili, che ha avuto la sua massima espressione con la nazionale under 19, poi ora alla Roma. Quest'anno inizialmente non ha trovato tantissima continuità e quindi non tanto spazio in maniera continua con la propria squadra, però nell'ultima parte di campionato è stata veramente protagonista di un ottimo finale di stagione, lei che appunto veramente è una giocatrice di grande qualità e che può guardare insomma anche per la nazionale un futuro molto roseo. Ancora nessun cambio per l'Austria invece. Austria che adesso prova a rivenire in avanti con Zadraril. Parte il suo traversone irraggiungibile per tutti sul fondo. Gli applausi dei 750 spettatori presenti alla Wiener Neustadt Arena. Cittadina una mezz'ora di macchina da Vienna. Caruso. La rimessa azzurra. Che partita che continua a vivere un po' di sprazzi, no? Sì, non ritmi abbastanza lenti, tranne qualche fiammata da una parte e dall'altra, e devo dire caratterizzata questi ritmi sicuramente caratterizzati da una grande percentuale di errori, perché da tutte e due le parti, da tutte e due le squadre ci sono tanti errori in fase di impostazione, tanti errori tecnici, e questo non permette una grande fluidità nel gioco, soprattutto nelle azioni più veloci. Austria in avanti con Puntingham. Naschwengen. Prova a riproporre il gioco sulla corsia di destra. Parte il traversone che sorvola la traversa. Era pronta ad avventarsi sulla traiettoria Billa. Sul cross di Firesinger. Intanto vediamo inquadrata appunto la storica capitana Nina Burger, la storica capitana austriaca, giocatrice con più presenze nella storia della nazionale austriaca. Quest'oggi Puntingham l'ha raggiunta a quota 109. La regia giustamente le dedica un primo piano prolungato, ma il gioco prosegue. Obinger. Pallone di ritorno ancora per lei, parte il traversone che però non passa. Recupera il pallone, Puntingham. Poi la palla per Dunst che non riesce a girarsi, non riesce ad andare al tiro. Adesso si libera, la palla rimane lì e Billa non riesce ad arrivarci. Un'incertezza da parte di Scioffi. Si salva l'Italia. Sì, Dust riesce a far fuori praticamente tutta la difesa italiana e provvidenziale in questo frangente Lenzini, perché insomma, errore di Schoffnegger che non trattiene il pallone, e questa è un'ottima occasione per l'Austria. Angolo dunque austriaco, palla un po' arretrata, allontanata. Wien Reuter tenta la conclusione della distanza.
Sofia è costretta ad alzare in angolo. Sì, buona la conclusione. Mi sembrava una palla comunque che forse poteva essere bloccata da Schofnebe. Ancora un'altra occasione per l'Austria. Davvero adesso l'Italia sta soffrendo. Ora con Wenninger. Quest'ultimo di nuovo dallo sviluppo del calcio d'angolo, riesce a Wenninger non riesce a trovare la porta. Sì, da veramente due passi sì. Lo specchio della porta, pressione dell'Austria che si sta facendo più insistente in questi ultimi minuti. Adesso l'Italia deve solo ritrovare le giuste distanze, la giusta aggressività per non farsi sorprendere dall'Austria. Solinari riesce a recuperare un pallone, lo manovra Cantore, però se lo fa soffiare. Sembrano più reattive adesso le austriache sulle palle vaganti. Sì, hanno il pallino del gioco, hanno le idee un po' più chiare. L'Italia in questo momento sta facendo un po' di fatica e quindi un po' in affanno nel momento in cui recupera palla e non ha grande lucidità. Reuter adesso il suo scatto, il cross chiuso in angolo. Austria che abbiamo visto anche nel primo tempo e anche insomma il suo marchio di fabbrica è sicuramente l'inserimento sulla corsia esterna di destra, dove sfrutta sia il terzino che l'incursione delle mezzale. Il colpo di testa di Wenninger, questa volta è vincente, la schiaccia a terra e l'Austria trova il pareggio. E dobbiamo dire, Marta, è un pareggio meritato, un pareggio meritato. Era un po' di minuti che l'Italia stava facendo fatica e soprattutto che l'Austria aveva avuto diverse azioni gol, diverse occasioni, e anche in questa situazione lo vediamo dal replay. Comunque Wenninger riesce a saltare, brava, però riesce a saltare con estrema facilità. In questo caso Cantore non oppone nessun tipo di resistenza, quindi Wenninger, che è già molto brava di testa, ovviamente riesce a trovare forza e direzione giusta. E dunque siamo sul 2-2, lo diciamo, pareggio meritato. È il quinto gol con la maglia della sua nazionale per Carina Wenninger. Dunque bisogna ripartire, probabilmente con idee anche un po' più lucide da parte dell'Italia. Intanto un altro cambio, sta per entrare Merlo al posto di Ionna. Sì, cambia esordio anche per lei, tra l'altro. Sì, Merlo classe 99 all'esordio oggi. Merlo che a differenza di Ionna è un esterno basso, quindi io immagino che andrà a posizionarsi al posto di Serturini, e Serturini andrà nel ruolo di maggior sua competenza, ossia quell'esterno alto di attacco, proprio per andare a sfruttare le sue caratteristiche. Serturini che in questi primi 70 minuti, quasi 70 minuti, comunque è stata un po' sacrificata, potremmo dire, in quel ruolo, dove comunque ha dovuto fare grandi compiti anche di in non possesso, si è abbassata molto e non è mai riuscita a ripartire. Per Ionna una prova non pienamente sufficiente, poco presente nello sviluppo dell'azione, poca qualità, non è neanche mai riuscito, perché come abbiamo detto i palloni dei nostri attaccanti ne sono arrivati pochi, quando sono arrivati sono sempre arrivati abbastanza sporchi, sempre palla alta, quindi non il modo migliore per mettere di Ionna. Adesso l'Italia fa proprio fatica a ripartire. Chiama il pallone Winreuter, non recupera Puntingham, poi Wenninger. Puntingham di prima intenzione, non ha segnato, però le intenzioni della sua compagna Billa. E allora eccola Merlo in azione, va a cercare Cantore, che ha provato a
servire sulla corsa Bonfantini. Inutilmente, e allora riparte l'Austria. Poi va a pressare Dunst, pallone che rimane in campo, Naschenweng, Wenninger, Puntigam e poi Georgieva, Hobinger, poi Zargaril allarga il Winreuter, Zardaril. Puntingham va alla conclusione, può aver problemi su un pallone così, Schoffi. Caruso. Sembra un po' anche atleticamente in sofferenza l'Italia rispetto agli avversari, almeno. Beh, in questo momento l'Italia comunque per quasi tutti i 72 minuti è rimasta molto bassa. Ha sempre tanto campo da in cui riconquista palla e quindi è normale che comunque le giocatrici stiano facendo un po' di fatica arrivati a questo punto della partita. Però adesso i due due terzini fondamentalmente, due esterni bassi di ruolo, quindi hanno sicuramente capacità di difensive, speriamo possano insomma dare un po' più di stabilità e tranquillità alla difesa e riuscire poi a trovare gli spazi giusti per ripartire. Il lancio di Giuliano in direzione di Bonfantini, la sovrapposizione di Merlo, Caruso, Lenzini, Merlo, attaccata da Naschenweng, alla fine commette fallo. Ottimo il difensore austriaco, ottimo spunto di Merlo. Merlo è una giocatrice da sempre all'Inter, giocatrice di d'esterno di difensivo, ma molto propensa all'azione offensiva, e lei come Tortelli, Giuliano e Sarturini in questo momento sono le quattro giocatrici in campo che hanno anche partecipato e vinto il bronzo all'Europeo e al Mondiale con l'Under 17, quindi sinonimo insomma di una crescita costante delle giocatrici, di queste giocatrici. Esce con il numero 8 Dunst, entra Stefanie Enzinger, primo cambio per l'Austria. Tanto il colpo di testa, poi riprende ancora Bonfantini, finisce a terra in area e guadagna il calcio di rigore. Bravissima, calcio di rigore per l'Italia. Bonfantini ha fatto una bellissima cosa sulla prima palla, ha fintato il tiro, è riuscita a portarsi palla dietro e poi abile nel gioco nello stretto. Questa giocatrice è bravissima a trovare questo calcio di rigore netto. È stato proprio Puntingham con il suo intervento a indurre l'arbitro, la signora Hussein, a indicare il dischetto, non ha avuto dubbi, dobbiamo dire. Sembrava che si fosse un po' allungata il pallone, poi invece è stata davvero brava a recuperarlo, sì. Sì, è stata bravissima con la giocatrice finta. Molto tecnica, molto brava nello stretto. Linari sul dischetto, non c'è Cristiana Girelli, c'è il capitano oggi Elena Linari che spiazza il portiere austriaco e riporta in vantaggio l'Italia. Anche una piccola rivincita, no, per Elena Linari dopo il rigore sbagliato in finale di Coppa Italia, è stato l'unica pecca della scia di battute tutte vincenti delle giallorosse nella finale con il Milan. E Linari che è giocatrice che nei propri club ha spesso calciato i rigori, quindi potremmo definirla un'abitué di questo calcio piazzato, spiazza completamente il portiere, ben calciato, freddezza, ottimo
3-2 per l'Italia. E infatti appunto le era rimasta un po' questa piccola amarezza. Dunque l'Italia che si riporta avanti, insomma possiamo dire quantomeno che è un'Italia che sta dimostrando di saper soffrire, di non mollare. Sì, un'Italia anche molto cinica direi, sì. Perché veramente 3-3 palle gol. Intanto Serturini, il suo spunto, il pallone in mezzo, è arrivata forse un po' stanca al momento del cross. Ha guadagnato comunque l'angolo. Sì, però questi sono gli spazi dove Serturini può fare molto male con la sua velocità. L'abbiamo visto durante tutto il campionato, l'abbiamo visto la scorsa partita quando è entrata contro l'Olanda. Serturini è una giocatrice molto veloce, molto potente, quindi gli spazi che concede l'Austria alle spalle dei propri terzini, soprattutto il terzino destro che si alza molto, può davvero diventare una giocatrice molto molto pericolosa. Giuliano dalla bandierina sul secondo palo, un po' arretrato per la testa di Linari, era praticamente impossibile inquadrare la porta in maniera pericolosa su un pallone del genere. Altri due cambi, esce Sofia e con il numero 23 entra Filangeri, un altro esordio. E poi esce Serturini e con il numero 8 entra Prugna. Esordio vero anche per lei, una partita ufficiale. Sì, due esordienti, a riprova di quanto queste partite, ma l'avevamo già visto dalle convocazioni, servano alla CT Bertolini per far fare esperienza, per vedere queste giocatrici, nuove giocatrici nel gruppo azzurro. Ora andremo a vedere se l'Italia manterrà lo stesso assetto o cambierà, perché comunque Prugna è un centrocampista centrale e quindi prendendo il posto di Serturini potrebbe cambiare assetto la squadra, la nazionale italiana, passando a un 3-5-2. Intanto Merlo ha fatto in fallo laterale questo lancio in profondità. Austria di nuovo che si trova a dover rincorrere. Adesso un pallone ributtato in avanti, dando la possibilità all'Austria ancora di andare in area al tiro. La ferma Scioffi, ferma Firesinger. Giuliano. Penninger, Hobinger, si prosegue, si è rialzata Giuliano, Bonfantini intanto si intromette in questa trama, prova ad andare avanti, c'è Cantore accanto, non riesce a servirla. Sì, Italia che come abbiamo apprezzato in questa situazione ha cambiato assetto tattico, con l'ingresso di Prugno appunto si è posizionata con un 3-5-2 con davanti con tre di metà campo, Prugna, Caruso e Giuliano, e davanti Bonfantini e Cantore. Ultimi 10 minuti di gioco, una partita che soprattutto nel secondo tempo davvero non ha avuto un attimo di tregua. Intanto è a terra la giocatrice austriaca, si avvicina a Manuela Giuliano, probabilmente proprio si tratta di Hobinger. Nessun problema per lei, rientrerà subito. Anzi no, non rientra perché lascia il posto. Allora, intanto dunque sono entrate con il numero 6 Leitner.
poi proprio Obinger ha lasciato il posto a Felix. Leitner è entrata al posto di Firesinger. Sì, questi cambi non dovrebbero cambiare l'assetto da parte dell'Austria, perché sono ruolo su ruolo, giocatrici diverse per caratteristiche, però sempre rispettando la stessa, le stesse posizioni in campo. Si riparte da Zinsberger, portiere austriaco battuto 3 volte finora. 2 volte da Sofia, una da Linari, dagli 11 metri. Ricordiamo che poi appunto arriverà il meritato riposo estivo per tutte. L'Italia si ritroverà a settembre per incamminarsi verso le qualificazioni del Mondiale 2023, i primi 2 appuntamenti 17 settembre Italia-Moldova, 21 settembre Croazia-Italia. Le altre squadre del girone sono la Svizzera, la Romania e la Lituania. Ecco Marta, ci sono delle analogie tra questa squadra austriaca e quella svizzera, che diciamo è sicuramente la, sulla carta, la più pericolosa avversaria del girone? Beh, sicuramente la Svizzera è una squadra al pari dell'Austria non di prima fascia, una squadra molto abbordabile da parte dell'Italia sicuramente, e questo può essere un test, non sicuramente un test probante per quella che sarà l'impegno contro la Svizzera, anche dal punto di vista proprio dell'organico che è sceso oggi in campo, però il livello è abbastanza simile, potremmo definirlo abbastanza simile, seppur con caratteristiche diverse. Caruso, pallone intercettato, ancora Caruso, finisce per perderlo, commette fallo, si prosegue per il vantaggio. Leitner, il cross attraversa tutta l'area, finisce sul fondo. Un'altra azione manovrata da parte dell'Italia, con un palleggio che però non riesce a trovare Caruso anche in questo frangente, come era successo prima con Linari, si fa trovare spalla alla porta e non vedendo gli avversari, poi in mezzo alla morsa delle giocatrici austriache perde palla. Fortunatamente lo sviluppo non è stato poi dei migliori, lo sviluppo austriaco. Adesso un calcio di punizione guadagnato da Bonfantini, che stava per andarsene, e cartellino anche giallo per Wenninger. In effetti se ne poteva andare in campo aperto. Dal punto di vista psicologico quel rigore sicuramente ha influito sull'Austria, dobbiamo dire, ha perso un po' di lucidità. Sì, ha perso un po' di lucidità, poi nel frattempo ci sono stati cambi da tutte e due le parti, quindi hanno spezzettato il gioco, e quando si fraziona così tanto il gioco non si riesce poi a dare continuità alle azioni, e appunto bisogna far sì che le nuove entrate riescano a subentrare nel migliore dei modi. E con l'organico in campo, quindi in questi ultimi minuti, 5 minuti, devo dire una fase un po' frazionata della partita, senza grandi azioni da parte di tutte e due le squadre. Tanto un colpo alla caviglia per Sofia Cantore. Sono intanto altri cambi. Cerchiamo di capire, è entrato il numero 19 al posto di Georgieva, Aschauer. E con il 15 esce Bill ed entra invece con il 13 Wienerreuther. Thank you.
Che giocatrice questa, classe 2002, quindi una giocatrice davvero giovanissima per la nazionale austriaca. Tanto Enzinger prova a mettere in mezzo, palla indietro, allontanata, poi ha tentato Felix, poi Caruso, più lontano possibile c'è Bonfantini, che adesso probabilmente fra tre avversarie proverà a guadagnare il calcio di punizione. Questa volta però l'impresa non riesce. Puntingham, Aschauer, una delle nuove entrate, verso un'altra delle nuove entrate, Enzinger. Aschauer intanto rientra in campo, Cantore un po' zoppicante per giocare questi ultimi minuti, mentre Filangeri appoggia a Scioffi, poi Linari, Giuliano, Caruso, Giuliano e poi Prugna. Tra due avversari riesce a cavarsela bene. Serturini 1-2 con Lenzini, che poi finisce giù. Calcio di punizione Italia. Ottima questa trama da parte dell'Italia. Diversi passaggi consecutivi. In totale Lenzini a cercare insomma il duello nell'uno contro uno, e non poteva fare altro che fare fallo la giocatrice austriaca. L'Italia che sta provando a gestire, ovviamente a tenere lontano il pallone dalla propria area, manca davvero poco per portare a casa questa vittoria, sarebbe la seconda dopo il prestigiosissimo 1-0 contro l'Olanda conquistato a Ferrara giovedì scorso. Tanto maglia tirata da parte di Giuliano e probabilmente arriverà il cartellino giallo anche per lei, sì, eccolo qua. Ha speso il giallo proprio nel tramonto della gara, 90° pieno, vedremo quanto recupero verrà concesso, ovviamente tante sono state le sostituzioni, ma solo per quello il gioco si è fermato, per il resto... Partita che davvero non ha avuto pausa, anche se i ritmi insomma non sono stati intensissimi, è andata molto a sprazzi. Qui intanto rivediamo, anzi doppia maglia tirata da parte di Giuliano. L'arbitro invita Caruso ad uscire dal campo. Ma anche da questo, no? Si vede quanto l'Italia ovviamente ci tenga a tornare a casa con una vittoria. Sì, è l'Italia che in questi minuti ovviamente sta cercando un po' di far trascorrere questi ultimi minuti, volevano farlo sulla punizione Giuliano e Caruso, ha preso un'ottima punizione Giuliano proprio per tenere il possesso del pallone e far trascorrere questi ultimi minuti di recupero. Linari va a cercare Merlo, prova a metter giù di petto il pallone, però di nuovo alle austriache. Sono tre intanto i minuti di recupero, uno se n'è quasi andato, ottimo il recupero di Merlo, adesso il pallone è lanciato un po' in avanti anche con un po' di stanchezza, ovviamente con un po' di idee annebbiate. Ma le idee annebbiate ce l'ha anche l'Austria, che non riesce più a disegnare, no Marta, quelle trame? No, ora stanno cercando la palla avanti solo, sì, proprio per cercare in qualche modo di rendersi pericolose, però con poche idee, poca qualità, e quindi non riescono a, finora non si sono ancora rese, non sono riuscite a rendersi pericolose. Giuliano va a duellare con Leitner, la ferma, la rimessa è azzurra. Tanto se n'è quasi andato anche il secondo minuto di recupero.
70 secondi al termine, pallone prolungato, l'Italia vuole tenerlo lontano dalla propria area. Bonfantini commette fallo, un'altra opportunità per l'Austria per venire in avanti. Wenninger deve stringere i tempi adesso, la squadra di casa, però così ovviamente si fa solo il gioco dell'Italia. Anche qui poca lucidità, un pallone lanciato nel nulla. Ora l'Italia può provare a gestire, mancano poco più di 30 secondi. Mette palla a terra Scioffi, poi batte il più lontano possibile. Giuliano prova a proteggere il pallone, non ci riesce. Leitner, lei fra due avversarie, Caruso. Il tocco invece proprio dell'austriaca, allora Caruso va a rimettere in gioco il pallone con tutta la calma possibile. Siamo davvero adesso a 5 secondi dal termine, credo che quando il pallone rientrerà in campo la signora Hussein fischierà la fine. Vediamo se concederà ancora qualche secondo. Scivolata Bonfantini, magari concede un'ultima opportunità all'Austria di venire in avanti, ma non ci si può perché ferma tutto Caruso. Ed eccolo il triplice fischio, e dunque l'Italia torna a casa dalla Wiener Neustadt Arena con una vittoria, un 3-2 di sofferenza, Marta. Sì, un'Italia cinica, giovane, un'Italia che è un po' fortunata sicuramente in questa partita, però tante le indicazioni per la CT Bertolini, tante le note, sicuramente delle note positive, tanti obiettivi anche di miglioramento, ottima comunque, ottimo test e un ottimo risultato soprattutto in virtù del percorso in avvicinamento all'europeo e alle qualificazioni da settembre al mondiale. E allora proprio con le qualificazioni mondiali ci ritroveremo il 17 settembre, appuntamento Italia-Moldova. Per il momento la nazionale azzurra, le ragazze mondiali che si trasformeranno l'anno prossimo nelle ragazze europee, augurano la migliore estate a tutti gli italiani. Io ringrazio Marta Carissimi accanto a me, ringrazio tutti voi per l'ascolto. Da Tiziana Alla il più cordiale, a risentirci. Thank you.